Allora, andiamo avanti con i nostri incontri di realismo degli adulti. Le circostanziamo un pochino, la volta scorsa abbiamo fatto, per chi non c'era o per chi non li ha seguiti, stiamo adesso terminando, siamo nell'arco, diciamo così, catechetico di fine del ciclo di incontro dedicato alla Chiesa, e nel capitolo settimo della Lumen Gentium c'era la sezione dedicata all'indole scatologica della Chiesa, quella dove si spiega che grazie a Dio, e questo è bene che ogni tanto noi lo ricordiamo, la Chiesa noi la vediamo presente sulla terra, perché la Chiesa di Cristo, come ricorderemo, sussiste nella Chiesa cattolica, ma noi non vediamo la bellezza della Chiesa né la completezza della Chiesa sulla terra così come la vediamo in paradiso, per questo motivo. Prima, perché dentro la Chiesa cattolica stanno i peccatori, sono tra i battezzati, e tra quelli che fanno parte della Chiesa cattolica purtroppo c'è gente che andrà a finire all'inferno. Così come tra i non battezzati, cioè tra quelli che non fanno parte della Chiesa visibile, ma senza colpa, tutte quante le cose che vi ho detto l'anno scorso, si comporteranno bene, li conoscetemi in paradiso. Quindi il volto vero della Chiesa, quindi proprio la Chiesa, la sposa di Cristo, splendente, tutta bella, senza macchie, senza rughe, la vedremo solo alla fine del mondo. In questo momento la Chiesa, abbiamo anche visto che si trova adesso, diciamo, in tre livelli: la terra, la Chiesa militante, in purgatorio, la Chiesa purgante, e in paradiso la Chiesa trionfante. Ma è un edificio in costruzione, perché oggi sono morte un sacco, sicuramente oggi, 21 dicembre del 2019, non ci pensiamo, sono morti un sacco di gente. Quelli che sono morti oggi sono nati in inferno, in purgatorio e in paradiso, punto. Quindi, o c'è qualche nuovo abitante in cielo, e quindi la compagine della Chiesa si va sempre più, quindi, sempre più strutturando, oppure no. Questo ci dà molta consolazione, perché Sant'Agostino ci dà molta consolazione, si fa anche capire, ogni tanto è bene ribadire queste cose, come anche se c'è gente nella Chiesa cattolica che non farà parte della Gerusalemme Celeste, e c'è gente non della Chiesa cattolica che farà parte della Gerusalemme Celeste, però la Chiesa di Cristo sussiste solo nella Chiesa cattolica. Quindi anche se al suo interno comprende anche i peccatori, bisogna sopportarli, ma da qui non bisogna muoversi. Come diceva Sant'Agostino, la Chiesa la chiamava il corpus permixtum, la Chiesa terrestre, permixtum, cioè frammischiato. E questo, diciamo, Gesù lo spiega nel Vangelo quando parla della parabola della zizzania, la ricordate? Sì. Quando dice, ma che è qua sta roba? Chi è so questi? Che vogliono? Trappiamo tutti, dice, no, aspetta, lasciali fare. Poi ci penso io, alla fine ci penso io, fa piazza quindi. Questo non è importante più, d'accordo? Di più, perché ci fa capire quello che è. Quindi questo significa che, come si legge sempre nel capitolo 7 della Lumen Gentium, non sì, anche se è una cosa brutta, perché la presenza di peccati o scandali dentro la Chiesa cattolica oscura il volto, la bellezza della Chiesa, la rende poco credibile, questo è tutto vero, ma non la distrugge, non la può intaccare nella sua essenza di profondo. Ecco perché dalla Chiesa non ci si muove mai per nessun motivo. Quindi questi sono incontri, diciamo, di formazione che servono anche a radicarci un pochino, no? Quindi non dobbiamo, certamente uno soffre quando vive momenti delicati e difficili, ma sempre dentro quest'ottica, cioè le cose si vedranno bene direttamente e soltanto alla fine, non prima, no? Allora, adesso andiamo un pochino avanti. Allora, quindi dentro questo contesto, la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere i novissimi che approfondiscono appunto il discorso dell'indole scatologica della Chiesa, quindi che succede post mortem. Quindi faremo una serie di incontri su questi brevi, sui novissimi, e poi a maggio chiuderemo definitivamente, se Dio vuole, il ciclo di incontri carismi per gli adulti, perché vedremo l'ottavo capitolo della Lumen Gentium, cioè la Chiesa e Maria, quindi la presenza di Maria nella Chiesa, il rapporto di Maria con la Chiesa, eccetera, eccetera. Oggi, la volta scorsa abbiamo visto la morte, che è il primo dei novissimi, oggi vediamo il giudizio particolare. Questo è il giudizio particolare. Giudizio particolare, allora,
L'uso particolare è quella che ci spetta, che avremo al momento della morte. Si chiama particolare perché riguarda appunto la singola persona. E noi, che siamo delle singole persone, grazie a Dio, siamo sempre delle parti rispetto a tutti, a tutto. Anche il Papa non è la Chiesa, eh. Il Papa rappresenta sulla terra la Chiesa Cattolica, è il vicario di Cristo in terra, ma non esiste nessun individuo, nessuno, che, come dire, sia il tutto. Siamo sempre la parte rispetto al tutto, sempre, tutti. E questo ci ridimensiona tutti, ciascuno al posto suo. Ora, è vero che il Nuovo Testamento parla principalmente del giudizio universale, ci sono i brani famosi, poi lo vedremo quando ci arriveremo, no? Giudizio universale, descritto nel famoso Vangelo di Matteo, pecora a destra, carro a sinistra, venite con me, voi benedetti, c'avevo fame, me devo mangiare, voi via da me maledetti nel fuoco eterno, eccetera, eccetera. No? Poi vedremo che, tra l'altro, questo brano è uno dei fondamenti biblici dell'esistenza dell'inferno, ogni tanto qualcuno si sveglia la mattina e si ricomincia a dire che non esiste l'inferno, non esistono i diavoli, eccetera, eccetera. Quindi, l'importanza di stare dentro la Chiesa è che la dottrina della Chiesa è intoccabile, intangibile. E quindi appena qualcuno sbarella da quello, può essere chiunque sia, teologo di quale seccare grande fama e grande grido, noi dall'orecchia accesa da quell'altra esce e conta come due coppe briscola quando regno denari, diceva l'animale. Ecco, quindi appena qualcuno va, svalvola. E la custodia di questo, grazie a Dio, ce l'abbiamo dal Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi come vedremo anche su questi argomenti. Però ci sono luoghi di riferimento nella Bibbia in cui si parla esplicitamente del giudizio particolare. Possiamo leggerne qualcuno. Allora, senza bisogno che prenda una citazione perché mi ricordo a memoria alcuni. Per esempio, Luca 16,22 è la parabola del cosiddetto ricco eculone. Vi ricordate? Stando nell'inferno tra i tormenti, il ricco che era morto e invece Lazzaro, poverino, che stava sempre, invece Lazzaro sta nel seno di Abramo. Allora, è evidente che questo è un Vangelo che attesta l'esistenza del giudizio particolare, perché se quelli stanno uno nell'inferno tra i tormenti e l'altro nel seno di Abramo, vuol dire che già dopo la morte succede qualche cosa, quindi non bisogna aspettare il giudizio universale per una sorte delle anime, no? E l'altro, Luca 23,43, che è il primo santo canonizzato, che non gli hanno fatto il processo di canonizzazione, ma gliel'ha fatto nostro Signore in diretta. Luca 23,43, quando Gesù dice al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. E se oggi sarai con me in paradiso, quello è morto quel giorno lì, è chiaro che subito dopo la morte c'è qualche cosa, no? Di importante di questo genere. E poi ci sono questi passi, insomma, del Nuovo Testamento che sono ulteriori fonti bibliche circa dell'esistenza del giudizio particolare. Ora, cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Il Catechismo della Chiesa Cattolica deve essere sempre il nostro punto di riferimento. Sapete che sono 50 anni che ogni tanto sassa qualche teologo la mattina e poi arrivano le lettere a Roma, alla Santa Sede. Io ricordo bene, non ricordo proprio, perché non ricordo proprio, San Giovanni Paolo II. Qualche intervento pubblico, siccome lo sapevo tutto quello che succedeva, dicevo, ma c'è chi dice che dice una cosa, chi dice un'altra, questo, quest'altro, questo è così, il parroco X dice questo, il parroco Y dice quest'altro, lui diceva, se volete stare tranquilli, voi comprate il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice, il parroco ha detto che la pillola se può prendere non è peccato, è vero, vai sul Catechismo della Chiesa Cattolica, comincia a fare frutta, apri tutte le pagine, vai a vedere sull'indice, che è un trascezione, cosa dice la Chiesa? Ecco, questo è quello che dice la Chiesa e questo è quello che ha detto il Parroco. Se il Parroco ha detto cosa diversa da quello che dice la Chiesa, è chiaro che tu, tanto speriamo non ci siano parroci matti, insomma, però se ci dovessero essere, segui quello che dice la Chiesa se vuoi stare tranquillo e se non ti vuoi sbagliare. Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica nel 1022 dice queste belle parole, sobrie parole, importanti parole e chiare parole, perché il Catechismo è bello perché è chiaro. Già sti concetti sono soprannaturali, quindi ecco, non è che sono proprio del tutto evidenti, ma quando uno non è chiaro lo diventa ancora di meno. Qui c'è scritto, ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo. Per cui
o passerà attraverso una purificazione, e qui cita i testi, forse qualcuno può leggere, il Concilio di Lione, che ha definito l'esistenza del purgatorio, insieme al Concilio di Firenze, poi al Concilio di Trento, tutti quanti i concili che hanno parlato dell'esistenza del purgatorio. O entrerà immediatamente nelle beatitudini del cielo, e qui sono altri passi del Denzinger, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Questi poi ce li andremo probabilmente a vedere, 1000, 1200 e magari qualcosa sul concilio di Trento. Quindi il testo è abbastanza chiaro, quindi anima immortale al momento della morte e in questo giudizio particolare la vita sta in rapporto a Cristo, cioè che significa? Io racconto sempre, ora raccontiamo dopo quello che ci raccontava il Cardinal Petrocchi sul giudizio particolare. Perché il rapporto a Cristo? Sotto due punti di vista. Primo perché Cristo c'ha, Gesù, Dio, sulla nostra vita c'ha un disegno. Dio ce l'ha ed è molto molto chiaro. E secondo, Cristo è il modello nostro. Quindi i parametri su cui noi verremo giudicati è quanto siamo stati dentro il giudizio di Dio, il progetto di Dio, e quanto la nostra vita assomiglia a quella del nostro Signore Gesù Cristo. Io quando le persone dicono, ah, avevo questo, questo, quell'altro, dico, guarda, fa tu, il professore lo può fare come ti pare, d'accordo? Ma se non ti vuoi sbagliare, i maestri studio dicevano, nella situazione in cui stai, nel dubbio, tu, che fa, la farebbe questa cosa Gesù? Punto interrogativo. Non chiede al prete, non chiede niente a nessuno. Mettiti in coscienza davanti al Signore, la farebbe questa cosa Gesù? Sì o no? Se la farebbe, pure lui la faccio. Se non la farebbe, non la faccio. E se ho qualche dubbio, aspetto. D'accordo? Se non sono sicuro. Così ti sbagli mai. E Petrocchi diceva così, dopo questo è il progetto di Dio e questa è la vita tua. Se queste stanno così, tu sei diventato santo, d'accordo? Se queste stanno così, purgatorio. Se queste stanno così, tra 3 giorni e Natale non lo diamo per niente, ci arriviamo da soli. È così, il rapporto a Cristo, quanto somigliata la tua vita a Cristo? Perché la vita del cristiano, gli antichi la chiamavano cristiano, l'alter Christus, un altro Cristo. Così? Cioè, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, diceva San Paolo. Oh, l'ha detto da solo, eh? Noi potremmo dire, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio dell'uomo che mi ha amato e ha dato se stesso per me, così scriveva San Paolo. Magari, insomma, no? Se è così, lo sappiamo, e se è così, non lo diciamo perché era 3 giorni, è Natale. Ecco. Allora, è una verità di fede fondamentale dell'escatologia, quindi lasciato il corpo, l'anima incontra immediatamente il Cristo glorificato alla ruota di giudice, subito, come vedremo, non è che passa, cioè, quando arriva al funerale, l'anima già ha avuto un giudizio particolare, prima del funerale. Quindi non deve aspettare la morte, cioè non deve aspettare la fine del mondo per essere giudicato. No, questo è un giudizio particolare, perché poi, come vedremo, alla fine del mondo, il giudizio particolare viene reso pubblico. Di tutti, è là su qua. Quello anche, quando poi ci arriveremo, quella è una cosa molto bella. Tu Quello che dici, si è confessato. certamente, i peccati non cancellati dalla confessione, è un guaio grosso. Ecco perché, cioè, quando Dio parla, Dio non scherza, dice, ma è una vita che me l'hanno detto in sacca e una sporta, non ho detto tutti i colori, mi hanno sparlato male, e tu hai detto, parla, parla, e non ti sei difeso. Ah, tu sai che bell'avvocato che c'è? Perché il giudice universale parla nostro Signore. Dice che stai a fare, tu stai a parlare di male di quello, sai quello che faceva? Quello pregava per te, tu stai a di male. Che faccia fai davanti a tutti i giudici? Davanti a tutti, capito? Quindi non solo davanti a qualcuno. E quindi purtroppo di queste cose, la Chiesa nella sua sobria, ed è bene che sia così, nella sua sobria dottrina, che è una dottrina chiara ma sobria, non scende molto in particolare, ma ogni tanto nostro Signore manda qualche santo, qualche rivelazione, così che ti dà qualche barlume e raccontano certe cose, insomma, che insomma, sono rivelazioni private, però evidentemente perfettamente, comunque, che spiegano, diciamo, in dettaglio, nei particolari, insomma, quello che la dottrina della Chiesa presenta nella sua forma sobria e essenziale, no? Io allora dico, ah, se fosse vero ci sta proprio degli altissimi, ma proprio tanto.
Se è esattamente come lo descrivono, questa prova da divertirsi, proprio assai. Quindi, ecco, vabbè. Questa è la prima slide. Adesso andiamo un pochino a vedere. Qua c'è una slide un pochino storica, perché capiamo anche che il magistero della Chiesa, la dottrina della Chiesa, si è venuta gradualmente formando. Quindi, per esempio, che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità, e che durante la consacrazione c'è la trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo. Chiaro che ci credevano pure i primi cristiani, ma il dogma proprio tecnicamente formulato è stato formulato nel 1500, nel Concilio di Trento. E il Papa Infallibile, quando parla ex cattedra, è stato detto dal Concilio Vaticano I, nel 1870. Quindi non è che prima non era infallibile, dopo l'ha diventato, ma come dire, la formazione, quindi la formulazione del patrimonio dogmatico, io scherzando, neanche tanto scherzando, lo dico sempre, se tu fino al 7 dicembre del 1854 dici ma io non ci credo per la Madonna Immacolata, ci credevano quasi tutti, però non era un dogma di fede, tranquillo. Ma dal 9 dicembre del 1854, se dici io non ci credo che la Madonna Immacolata, sei scomunicato, sei eretico, perché il dogma è stato quindi dobbiamo fare sempre questa attenzione, anche quando io qua vedremo anche alcuni argomenti qui, no? Per esempio nei Novissimi, inferno, purgatorio e paradiso sono unità di fede. Se ci riusciamo, parleremo, ne parlo spesso, il limbo, di cui parlava il catechismo San Pio X, il nuovo catechismo non se ne parla più. Perché? Perché non è una verità di fede definita, non è un dogma. Quindi potrebbe esistere e potrebbe non esistere. Siccome non è ancora un dogma, se una persona dice io nel limbo non ci credo, non è eretico. Se una persona dice io nel limbo ci credo, non è eretico, non è credo ancora nel limbo, perché è materia libera. Chi ci crede dice secondo me esiste, io ci credo, secondo me esiste, e lo vedremo per questi buoni motivi, e chi non ci crede dice non esiste, per questi buoni a me sembrano motivi, e deve spiegare però anche tutte quante le cose che sono implicate dall'esistenza o dalla non esistenza di questo luogo, no? Allora, quindi l'età patristica, quindi fino al VI secolo si intende, veramente l'età patristica intende fino all'VIII secolo, perché si dice che la patristica termina con la morte di San Giovanni Damasceno, che è vissuto nell'VIII secolo, insomma, quindi è stato un periodo abbastanza lungo, che comprende i primi sei concili. Chiaramente si occupa principalmente del giudizio universale e della parusia, quindi la venuta di Gesù nella gloria e il giudizio universale. È la scolastica, quindi dal secolo XIII in poi, quindi da subito dopo San Bernardo, quindi grandi, da Sant'Anselmo d'Aosta, insomma, San Tommaso d'Aquino in poi, che sottolinea il momento dello giudizio particolare per combattere, tra l'altro, una corrente filosofica, adesso questo non so quanto possa interessare, che era l'averroismo, che negava natura individuale all'intelletto agente e quindi l'individualità dell'anima. Questo questioni filosofiche abbastanza complicate, no? Però San Tommaso dirà chiaramente che ogni uomo in quanto persona è un individuo e la parte di un tutto. Per cui riceverà due giudizi, uno particolare in quanto individuo e uno universale in quanto quello che ha fatto è rilevante nei confronti di tutti e il tutto ha rilevanza su di sé e lo riceverà alla fine del mondo. Ora, una cosa importantissima è che dopo la morte, anzi al momento stesso della morte, succede una cosa che è irreversibile. Cioè, appena uno muore, la volontà si radica per sempre nella disposizione in cui si trovava in quel momento. È la separazione dal corpo che produce questo effetto. Ecco perché, è molto semplice, se io muoio, cosa ti dirà la Chiesa? Che in paradiso o in purgatorio ci va chi muore in grazia di Dio, quindi con una volontà in comunione con Dio. All'inferno ci va chi muore non essendo in grazia di Dio, senza essersi pentito. Appena morto, mentre io fino all'ultimo momento della mia esistenza ho la possibilità di fare un atto di pentimento, provocato certamente, suscitato dalla grazia di Dio, dopo la morte questa possibilità cessa. Perché dopo la morte si determina la stessa cosa che succede a un angelo dopo che ha compiuto il primo atto di volontà. Gli angeli hanno un solo atto di volontà che è determinante. Il primo, fatto quello, prendono una direzione dove non tornano indietro. Per questo che esistono i diavoli e esistono gli angeli buoni. I diavoli non possono diventare buoni, non possono proprio, è proprio possibile.
E un'anima dopo che è morta, se muore non in grazia di Dio, in grazia di Dio non ci torna più. Quindi è come una cristallizzazione irreversibile di una situazione. Questo fa parte del magistero della Chiesa, questo non sono teorie. Quindi ecco perché bisogna essere sempre pronti, perché una volta quando ci credevano i nostri antichi padri cercavano e erano consapevoli dell'importanza di dire in grazia di Dio, perché se esce e te casca in corpo un testo, te viene infatto, mica è detto che tu riesci, capito, a rimettere in santa pace, ecco la stecca, e rimettere in grazia di Dio. Chi te l'ha detto che ci avrà il tempo, insomma, del lavoro che devi fare? Se tu stai sempre in grazia di Dio, quando muori, muori. Ogni momento è buono, insomma, no? Come si dice dalle parti della città eterna. Allora, che cos'è questo giudizio particolare? Noi non dobbiamo, io quando ne parlo con i ragazzini, non dobbiamo immaginare il giudizio particolare così. Allora, abbiamo comunque come tribunali umani, no? Sapete che c'è sta il presidente del tribunale e poi c'è stato il giudice all'atere, sono tre. Allora, c'è il padre, il figlio, lo Spirito Santo, abbiamo la corte. Poi c'è sta il pubblico ministero, che sarebbe il diavolo, che dice, ah, questo ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, e poi c'è sta l'avvocato difensore, che sarebbe l'angiusto, dice, ma sto coraggio, non lo sapeva, è sbagliato così. E poi c'è sta l'anima che sta lì, che sarebbe l'imputato, dice, abbiate pietà, insomma. Ecco, questa può essere una rappresentazione, insomma, ecco, carina, no? Il problema è che non è così. Perché quello che è impressionante, anche se noi non lo possiamo capire, ma anche questo è dottrina sicura, quello che succede è una cosa molto semplice. In questo mondo, noi, adesso, qui, ora, io non ho una percezione autentica, oggettiva e soprattutto vera di me stesso. Molte volte, quando viene a confessare, dobbiamo fare l'esame di coscienza, dice, bah, ma che ora l'ho fatto? Boh. E in passato che avrò fatto, sarà giusto, sarà sbagliato, cioè noi qui, come dice San Paolo, abbiamo una conoscenza molto molto imperfetta, anche di noi stessi purtroppo. Quindi, poi che succede? Anche quando abbiamo fatto qualcosa che non funziona, abbiamo delle passioni, abbiamo delle tendenze, lo facciamo tutti, cerchiamo di giustificarci, sì ma non è colpa mia, sì ma però ci abbiamo tutto quanto il nostro parco, insomma, è normale. Perché nessuno di noi è contento se ha fatto qualcosa che non funziona. Ora, che succede? Quando ci si trova a giudizio particolare, c'è una cosa molto molto semplice, cioè la luce di Dio che ti invade, tu in un istante, perché Dio conosce tutte quante le cose a livello istantaneo, perché la sostanza è assolutamente semplice, tu ti rivedi tutta quanta la vita nella sua assoluta oggettività, perché un pensiero cattivo, tu in quel momento lo sai riconoscere, e lo vedi, e vedi tutto quello prodotto, nel bene e nel male. È un attimo. Quindi noi non dobbiamo pensare che ci sta processo e poi alla fine uno si mette a aspettare, poi che esce la corte, vediamo che mi dicono. Immediatamente, tu capisci subito, sei tu che capisci subito, cioè Dio ti fa prendere coscienza istantanea della tua situazione. E tu stesso capisci se andrai in paradiso, in purgatorio o all'inferno. È un attimo. E attenzione, non ti puoi difendere da questa cosa perché c'è l'evidenza della verità oggettiva. Capito? Cioè, capito? Non puoi dire, no, ma non è vero, non lo puoi dire, perché non si può, perché dinanzi alla luce di Dio non si può fare questa cosa qua. Quindi la luce di Dio invade l'anima e quella rivede tutta la sua vita con gli occhi di Dio. Quindi questo giudizio è immediato. Sapete che non diventa un processo penale, cioè il giudizio è immediato quando si salta l'udienza preliminare, insomma, no. Sì, quando salta l'udienza preliminare, subito, no? Quindi siamo subito al dibattimento. Qua il giudizio è proprio immediato, c'è stato il dibattimento, è proprio questione di un istante. E la sentenza che l'anima potrebbe darsi da sé scatta immediatamente esecutiva, subito, seduta stante. Dopo questa istantanea presa di coscienza e viene immediatamente eseguita, subito. Ecco perché al funerale l'anima già sa. Se vede il funerale dal purgatorio, se vede il funerale dal paradiso, o se vede il funerale Dio non voglia andare all'inferno, perché se sta all'inferno con il funerale gli va in caldo nel freddo. Ecco, quindi, anzi. Quindi capite che sto giudizio particolare non è tanto un processo, perché il processo non c'è, ma è il verdetto, diciamo così, e la sua esecuzione, che sono istantanee, e che sono, come dire, inoppugnabili.
perché la persona stessa conosce chiaramente la motivazione del verdetto, ovviamente che le sentenze aspettano sempre 60 giorni che la Corte dà la motivazione, così poi gli avvocati fanno l'appello, no? E la sua incontestabile giustizia. Cioè, una cosa per esempio terribile che vedremo quando approfondiremo l'inferno, dei dannati, che è allucinante. Cioè i dannati bestemmiano ogni pazzo, ma loro lo sanno che gli sta bene, cioè, capito? Cioè che se lo sono meritato. Cioè, è un bestemmio che cioè, sanno che stanno lì per colpa loro, solo per colpa loro, che potevano evitarlo, che Dio ha fatto di tutto per farli evitare, che solo la loro volontà perversa e ostinata fino alla fine che li ha buttati là. Soffrono una sofferenza. Per questo nella coscienza che questa cosa non possa cambiare. E che è solo colpa loro, che Gesù Cristo è morto in croce per risparmiarglielo, che tante volte, perché poi è un giudizio particolare, tu le vedi queste cose qua, tutte le volte in cui il Signore ti ha mandato una grazia, ti ha fatto sentire una parola, ti ha mandato un suo ministro, ti ha mandato un suo servo, lo richiamate e tu, chi se ne importa, chi se ne importa, chi se ne importa, chi se ne importa, no? Come quel prete amico mio che ha dato quella risposta, l'ho già detto tante volte, a quel tizio, mi dice: padre, preghi per me che io non c'ho tempo. Dice: sì, io prego, sta attento che però quando sei morto Gesù Cristo dirà: c'ho più tempo per salvarti. Prima ce l'avevi tu, ma ce l'ho più io. Ecco, quindi bisogna fare attenzione, insomma, ecco, questo è quello che è. E niente, vedete, oggi grazie a Dio che ci abbiamo l'incombenza della Santa Messa. Il giudizio particolare è un argomento abbastanza breve, pensavo appunto di trattarlo oggi, sia perché l'incontro prima di Natale, perché facciamo un incontro un pochino più breve, sia anche perché sta l'incombenza della Santa Messa. Bisogna bene pensarci a questa cosa qui. Allora, che cosa si può dire oltre a quello che abbiamo già detto? Gesù dice una cosa molto bella nel Vangelo di San Giovanni, no? Dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola, crede a colui che mi ha mandato, lo vedremo nel Vangelo di Giovanni che stiamo affrontando quest'anno, che tanto ce lo porteremo l'anno prossimo, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, perché è passato da una morte alla vita. Parole misteriose. Gesù parla la stessa maniera di te. Però chi ascolta la mia parola, quindi l'abbraccia, l'accoglie, cioè il giudizio è il rapporto a Cristo, se io ascolto la parola del Signore e cerco di vivere ispirandomi al Vangelo, ma che il nostro Signore ha giudicato quello che ha detto lui, ha giudicato se stesso, c'è niente da giudicare. E crede in colui che mi ha mandato, quindi entra nell'orizzonte della fede, comincia a vivere una vita di grazia, si accosta ai sacramenti, tutto quello che deve fare. Chi conosce gli scritti di Luisa Miccarreta, gli piacciono o non gli piacciono, tanto su questo punto di vista c'è l'accordo universale. Se uno fa sempre solo la divina volontà, se imparasse a fare quello, ma che tu sta a giudizio, che fa giudicare, che Dio giudica se stesso, te l'aveva detto stavamo in paradiso, se impari a fare soltanto quello che Dio vuole. Ecco, la cosa importante è questa, cioè, se abbiamo fatto qualche strapalcione, questo insomma nel passato abbiamo fatto una montagna di catechesi, perché coi peccati commessi, anche perché non siano tirati fuori qua il giudizio universale, ci stanno da fare due cose. Perché non siamo tirati fuori al giudizio universale, bisogna confessarli tutti e bene, quelli che uno si ricorda. Io insomma ho tante esperienze, ho tante storie bellissime con tante anime che hanno fatto la confessione della vita fatta bene, e quella è una cosa veramente, è uno dei gesti ascetici più importanti che si possano compiere nell'esistenza. Io ho avuto anche la grazia grande, bravissima, ma beato chi l'ha fatto, che qualche anima ha fatto questa cosa in prossimità della morte. Io ho avuto la gioia di poter vedere alcune anime che sono arrivate vicino alla morte, consapevoli che stavano per morire, e anziché fare come fanno molti oggi, che cominciano a grattarsi, a fare gesti apotropaici o a dire: mi raccomando, non chiama il prete che porta iella. Ma hanno chiamato, non solo che hanno fatto la confessione, capito? Ma hanno fatto la confessione tutta la vita, quindi hanno fatto la confessione, la comunione, l'olio santo, quindi cioè la confessione della vita, poco prima di morire, capito? Questa è. Perché
sui nostri, il peccato è il male, d'accordo? È male brutto, d'accordo? È male che deve essere cancellato. Noi prima della comunione diciamo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Quindi, però il peccato del mondo, Gesù lo toglie col suo sangue, lo devi portare, tu devi portare i peccati di nuovo, Dio lo perdoni, tintoria, li devi portare per forza, perché se non li porti tintoria, ti rimangono appiccicati addosso. E la tintoria è confessionale, e devi dire uno per uno, dire questo, 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 questo e questo. Quando il sacerdote ti alza la mano e ti dice e da tutto quello che ho fatto tutta la vita da assolvere dei peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lì tutte quelle cose vengono completamente distrutte, cioè c'è proprio l'annichilimento del male, viene distrutto. Quello che resta a noi è che il male poi va espiato e riparato. Quindi se tu hai fatto la confessione della vita e c'hai però devi purificare da tante cattive abitudini, da tante scorie, devi riparare come l'hai fatto, o lo fai sulla terra o lo fai col purgatorio. Però il giudizio universale, tutti quanti gli stramaccioni, se non abbiamo portati nel sangue di Cristo, non vengono fuori. E la dimostrazione di questo, andate a leggere i libri degli esorcisti, io l'ho letto, gli esorcisti raccontano questo. Dice, la sapete che gli esorcisti c'è sempre qualcuno che li affianca sulle cose, dice, si può fare, non si può fare, si può fare, ma sta attento. Ogni tanto il diavolo se gli dia pazzo e comincia a dire peccati di quelli che stanno vicino. A meno che uno non li abbia confessati. Perché se li ha confessati, li vorrebbe dire, perché lui se li ricorda essendo un angelo, ma non li può dire. Perché il sigillo sacramentale vale pure per diavolo. Quindi se tu sei furbo e non vuoi che i tuoi peccati siano sbandierati dai quattro venti, perché lo saranno, giudizio universale, per giustizia, valli a Dio al prete. Perché lì sono blindati dal sigillo sacramentale, non li sa nessuno. Un prete è automaticamente, immediatamente scomunicato se dice mezza cosa della confessione, stupido. E ci stanno santi, Deve andare dal Papa, chiedere perdono e farsi diventare dal Papa in persona, È la scomunica che si fa dalla Santa Sede quella lì, d'accordo? Per quanto è grave. Ma oltre che il prete, che non può di niente, non potrà più dire niente, ma vogliamo. Può di niente nessuno. Quindi per prepararsi bene al giudizio dobbiamo fare una vita cercando questa grazia di Dio, fare le opere sante e tutto quello che non ha funzionato nella vita, questo è un gesto ascetico impegnativo, io mi ricordo, io lo feci la prima volta, lo dico tranquillamente, non mi vergogno per niente, non sapevo neanche che esistesse, mi ricordo, non mi dimenticherò mai. Ero in seminario a Roma i primi anni. Mi ricordo che stavamo andando verso San Giovanni in Laterano o tornando, probabilmente non andavamo lì una volta all'anno, c'era Giovanni Paolo II non dire, a Roma, perché a Corpus Domini a Roma c'era una cosa ancora bellissima, c'era una messa a San Giovanni in Laterano, poi il Papa inviava questo Santissimo Sacramento, saliva su un camioncino e si andava tutti avanti in processione da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore scendeva per la benedizione eucaristica, uno dei ricordi più belli che ho di Roma. Non mi ricordo, dentro c'erano dei volantini con l'ego di Meggiugorio, delle cose con una carta non molta così, e tu stavo pensando questi messaggi di Meggiugorio. Io mi ricordo una volta avessi, ma come se fosse ieri, erano passati, no 30 anni, ma 20 sicuro, 20 abbondanti, insomma, io stavo fino al 99, quindi siamo al 2019, confessate tutti i vostri peccati e bene, perché di ciascuno di essi soffrire davanti a Dio. Allora io ho messo a pensare, io confessate tutti i vostri peccati. Cioè, non ho mai sentito parlare con la tua dei santi, non sapevo neanche che era la confessione generale, confessate tutti i vostri peccati. Dico, ma che significa? Sapete come mi comincio a dire? Dico, ma io sono anni che mi confesso. Dico, poi mi sono ricominciato a pensare a alcune marachelle di gioventù, dico, vabbè, certo che se uno deve a pensare bene, io alcune cose che ho fatto mi sono detto in confessionale. E per cominciare a frullare la testa, allora poi capite, perché il nostro Signore è sempre così, ti mette la voce nell'orecchio, se tu la afferri, la so così, ma fammi un formare. Sono cominciato a formarmi e poi sono venuto a sapere
che c'era sta cosa, dopo poco tempo mi capita per le mani la Filotea di San Francesco di Sal, bellissima, un'opera insomma che tuttora adesso il manuale per il laico che vuole diventare santo, perché quello è scritto per i laici che vivono nel mondo e che hanno una vita normalissima. E lui però comincia, dice, prima di cominciare il percorso verso la santità, la tua devozione, devi fare una cosa, devi fare la confessione generale. E lui ti guida anche 10 giorni, tante le meditazioni, eccetera, eccetera. Te la scrivi. E io fu così che feci la mia prima confessione generale. Ok, aspetta. Mo facciamo, interrompiamo un attimo così.